si è svolta martedì 28 marzo l'edizione 2017 di Nutra Days, l'evento di qualità sulla nutraceutica prodotto ed organizzato dalla società britannica Cum Grano Salis Ltd, tenuto nello spazio eventi del centro svizzero a Milano. Quest'anno era la terza edizione di Nutra Days e direi che ha mantenuto assolutamente quelle che erano le premesse originarie, introducendo fra l'altro una serie di informazioni innovative rispetto al passato. Abbiamo ascoltato la continua evoluzione dei dati del mercato italiano per quanto riguarda la nutraceutica, dati che confermano sempre di più l'Italia come paese leader della nutraceutica in Europa, e questo ci dà enorme soddisfazione, ma ci fa capire quanto ancora dobbiamo lavorare per il futuro. La mattinata dei lavori è stata caratterizzata da tre interessanti momenti. Dapprima il dottor Filippo Boschetti, Head of Marketing, Strategy e Innovation, Consumer Health di Quintiles IMS Italia, che ha condiviso gli ultimi dati di mercato relativi all'Italia sui nutraceutici. A seguire il dottor Federico Ghizzoni, Cavaliere del Lavoro, ex CEO Unicredit, che ha sottolineato gli aspetti incoraggianti per le start-up nutraceutiche ancora semi sconosciute per le banche del bel paese. Infine la tavola rotonda, che ha visto insieme Federpharma, Utifar, Federsalus, Sinut e CMG impegnate in una riflessione sul futuro della nutraceutica in Italia. Nel pomeriggio le relazioni sono state assolutamente più tecniche, più di tipo clinico, anche se abbiamo avuto una coda della mattinata con un'importante relazione del professor Colombo, che ci ha parlato di questa nuova disciplina della nutraeconomia mutuata, quindi con delle similitudini ma anche con delle diversità rispetto alla farmacoeconomia. Il Nutra Day oggi rappresenta la possibilità di incominciare a focalizzarsi su una nuova possibile disciplina in sviluppo, la nutraeconomia. Cioè è possibile quindi cominciare a combinare i dati clinici dei prodotti nutraceutici con dei dati economici per incominciare a verificarne il beneficio sulla collettività e sul sistema sanitario in termini proprio di costo e beneficio per pazienti e collettività. Questo appunto potrebbe essere una nuova disciplina che potremmo chiamare nutraeconomia sulla base di una disciplina ormai consolidata come la farmacoeconomia, che ne prende le metodologie e le modalità di ricerca e ne porta poi invece a nuovi prodotti che stanno ormai diventando dei prodotti molto interessanti nel mercato della farmacia. Tra i relatori della seconda sessione il professor Magni dell'Università di Milano e il dottor Felisi, medico specialista, con un intervento sulle evidenze cliniche, il ruolo del microbiota intestinale e monocolina K nell'ipercolesterolemia e il rischio cardiovascolare. A seguire la dottoressa Dina Frasin, dermatologa, che ha parlato di nutricosmetica e fotoprotezione. Nelle conclusioni che mi sento di tirare su questa terza edizione di Nutra Days, posso dire non solo che esprimo la più grande soddisfazione come direttore scientifico e moderatore, e ringrazio ovviamente Cum Grano Salis Limited per aver organizzato questa terza edizione, ma devo anche dire che gli input che abbiamo portato troveranno sicuramente riscontro nella comunità scientifica e sulla stampa di settore per quanto riguarda l'intero 2017, in attesa della prossima edizione.